Buona festa della Repubblica a tutti e vi vado a parlare finalmente di Across in the Spider-Verse che sono andato a vedere ieri sera. Questo video, ragazzi, si dividerà in due parti, una parte dedicata alla parte tecnica del film e la seconda parte è la parte naturalmente spoiler del film. Naturalmente questo video, ragazzi, doveva essere già fatto ieri, però oggi me la sono presa un po' di festa, un po' di riposo e proprio in tarda sera vi vado a parlare di cosa ha rappresentato per me questo secondo capitolo di Miles Morales. Allora, partiamo dalla parte tecnica. Allora, il secondo capitolo di Spider-Man funziona tantissimo, più del primo capitolo. È un film molto coinvolgente, molto dinamico, che diverte, ma che racconta la storia non solo di Miles Morales nel dettaglio come Spider-Man di Terra 616, ma anche di Spider-Gwen e di Miguel O'Hara e di tutti gli Spider-Man che fanno parte ormai di questo universo. Devo dire che è un film di animazione il più bello che ho visto finora e senza ombra di dubbio, se il primo capitolo mi era veramente al cuore, questo secondo capitolo l'ho amato con tutto me stesso, perché Miles Morales non solo è il personaggio secondo me che farà discutere molto nel multiverso, ma riesce non solo ad essere un supereroe, diciamo, le difficoltà, dai grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma ha una caratterizzazione veramente, veramente molto, molto emozionante che finisce nella seconda parte del film in maniera che volevo, ne volevo di più. Però, cioè, sfortunatamente avremo Spider-Man Beyond, che sarà il Beyond Spider-Verse, che sarà il terzo capitolo, e non vedo l'ora di vederlo. Naturalmente, oltre il personaggio di Miles Morales, mi è piaciuto veramente tanto il personaggio di Spider-Gwen, che veramente, veramente un personaggio d'altri tempi, è un personaggio che non avevo mai visto nel Marvel Cinematic Universe, e devo dire che anche lei, secondo me, è un personaggio che ne voglio sapere di più del suo universo, e non vedo l'ora quando uscirà, che è già stato annunciato, lo spin-off su Spider-Gwen. Ma devo dire, ragazzi, che il film funziona e anche il villain, Despotto, la macchia, è veramente un villain tutto d'un pezzo, perché lui non fa, dopo ci arriveremo alla parte spoiler, non fa quello che fa per un semplice, per un motivo banale, ma è lo stesso Miles Morales che in un certo senso, fra virgolette, crea il suo lato oscuro come un po' faceva Maguire nel terzo film di Spider-Man. Devo dire che, vi ripeto, questo è il miglior film di sempre. Abbiamo anche qui Brawler, personaggio che già avevamo visto in Spider-Man Homecoming, ragazzi, e qui vedrete, non vi dico cosa, una cosa che veramente vi farà naturalmente saltare dalla sedia. Naturalmente gli easter egg e le dinamiche ormai del multiverso si sono espanse, e devo dire che i riferimenti allo Spider-Man di Garfield, allo Spider-Man di Maguire e allo Spider-Man di Tom Holland ci sono e sono molto marcati, e ci sono un paio di easter egg legati non solo ai film che abbiamo visto, ma proprio all'intero arco narrativo di tutti i film, ma non solo, sono anche delle scene ben specifiche prese dai film, e c'è una scena live action, come sarà anche vociferato, di macchia, di Spot, che va nel bar praticamente di Venom 3, che se vi ricordate Venom riuscirà sia nel primo Venom sia nel secondo Venom, quando la macchia va appunto dal suo universo nell'universo di Venom e si prende un pacco di caramelle. Anche lì un chiaro indizio che va verso i Sinister 6. Anche qui i Sinister 6 per la prima volta vengono citati, vengono secondo me anche mostrati, perché questo film, ragazzi, ha bisogno di due, tre visioni, perché ci sono veramente dei particolari, ci sono veramente degli easter egg che bisogna cercarli con la lanterna, cioè con veramente, veramente lanterna, perché ne sono tantissimi e sono veramente spettacolari. Le varianti di Spider-Man funzionano, mi è piaciuto Miguel O'Hara, mi è piaciuto Spider-Indy, Spider-Punk, e li ho amati, ragazzi, ma la cosa bella non è solo la caratterizzazione di ogni singolo personaggio, ma sono proprio i colori, proprio la messa in scena, l'animazione che funziona. E vi ripeto, questo di Spider-Man Across the Spider-Verse è proprio un film che secondo me vincerà dei premi come non avevamo fatto prima. Se vedete la voce, ragazzi, è un po' rauco perché ieri si sono fatte le due per vedere il mio Miles Morales. Avete visto già il Funko Pop, che trovate il video sul canale, avete visto già cosa mi hanno regalato al cinema. Devo dire che, ragazzi, è stata un'esperienza veramente, veramente
Bellissima. Ragazzi, questo è tutto riguardante la parte tecnica del film e se non avete ancora visto, vi consiglio di non vedere questo video perché fra 3, 2, 1 parte la parte spoiler. Ecco a voi. Allora, ora vado con gli spoiler. Allora, co da cosa partire? Sono convinto, ragazzi, sono convinto che il multiverso negli altri film della Marvel non era mai stato esplorato e con questo film, dico con questo film, sono convinto che ne vedremo delle belle perché i riferimenti al Spider-Man di Garfield e al Spider-Man anche di Maguire, che sappiamo che Raimi, il quarto film, sarà vociferato, che non si sa se un giorno si farà, e con Spider-Man 3 di Amazing, che secondo me si farà molto probabilmente, c'è anche il contesto dei Sinister 6. I Sinister 6, ragazzi, sono questa fazione composta da Kraven, praticamente Elmetto, Kraven, The Cock, tutti questi personaggi che saranno introdotti, perché ricordiamoci, uscirà Kraven il prossimo anno. Quindi abbiamo visto anche in Morbius che c'è l'avvoltoio di Spider-Man Homecoming, quindi se un indizio fanno una prova, qui di indizi ne abbiamo più di uno. Poi ragazzi, sono convinto che Miles Morales, molto bello come l'hanno interpretato, perché comunque è un personaggio che si trova ad affrontare l'essere teenager con le difficoltà di Spider-Man e di rivelare il proprio segreto ai genitori che, diciamo in un certo senso, non sanno quello di Spider-Man. Anche la parte del padre che è un agente di polizia che non vuole che il figlio, diciamo, abbandoni la scuola e vada appunto perché lui non sa che è Spider-Man. E questa cosa qui, il discorso appunto della libertà, di ciò che vogliamo essere, della libertà appunto di essere Spider-Man, che porta inevitabilmente delle conseguenze gravi, questo è ciò che ci viene detto nel film. Infatti la morte del Zobben, come dice anche Miguel O'Hara, è una costante appunto di tutti gli Spider-Man, perché qui secondo me Miguel O'Hara ci spiega cosa è il multiverso e cosa secondo me vedremo più avanti e come esiste un multiverso di Spider-Man con tante varianti, e ci dice anche una cosa fondamentale: che se cambi comunque una cosa del passato, comunque le ripercussioni nel presente si avranno. E infatti il fatto che Brawler è lo zio, ma che è anche una controparte di Miles Morales in un universo alternativo, di una terra alternativa, questo ci fa capire come fatti di Nove Home, come fatti appunto che sono successi nella fase 4, secondo me comporteranno delle conseguenze in Secret Wars. Quindi ragazzi, questo film non è importante solo a livello animato, ma è importante per tutto l'MCU. È importante perché Miles Morales, e anche se vi ricordate anche l'ultimo No Way Home, quando Elettro, dopo i tre Spider-Man sconfiggono, diciamo, i cinque, dice: ma vabbè, io però ho conosciuto in un altro universo Miles Morales, è vicino a Tobey Maguire, no, vi sì, vicino a Tobey Maguire, Garfield, è quello un altro indizio, come anche il fatto di Doc Ock che dice la potenza nella mano del sole, No Way Home. O anche lo stesso Morbius, che alla fine di Morbius l'avvoltoio ci va a parlare e dice che esiste un altro Spider-Man. Quindi ragazzi, questo film, sono convinto che ha gettato le basi non per un terzo e solo capitolo di Spider-Man in Spider-Verse, ma anche per il futuro dell'MCU, per i Sinister 6 e per tutto ciò che vedremo nel proseguo. Devo dire anche una cosa, ragazzi, che Spider-Gwen è un personaggio che l'ho amato anche lei, perché sembra un personaggio che non ha troppa importanza nel primo film, ma che nel secondo film, ragazzi, è cruciale, perché Spider-Gwen può viaggiare all'interno del tempo. E ricordiamoci un'altra cosa, che uscirà Madame Web, che nei fumetti è colei che viaggia nel tempo e conosce già cosa faranno le diverse varianti di Spider-Man. In questo film, se Spider-Gwen, diciamo, è un indizio, con Madame Web secondo me potremmo vedere anche il viaggio appunto negli universi con tutti questi Spider-Man che, diciamo, fra virgolette, hanno la sorte segnata, perché hanno cambiato il passato e allo stesso tempo però non possono più ritornare indietro. E Miles Morales questa cosa cerca un po' di cambiarla con la fine del film, però succede che pure, cioè ogni Spider-Man ha una morte, chi ha la morte dello zio Ben, chi ha la morte della zia May, e anche Miles Morales in questo film sa che il padre deve morire, però essendo che il padre deve morire, lui cerca in tutti i modi di andare nella Terra 616, viaggiando attraverso il multiverso e diciamo salvare il padre. Però anche qui, questa è la cosa bella, che si ritrova ad affrontare una sua variante cattiva, dove appunto Brawler non è lo zio che abbiamo visto nel primo film, ma è Brawler, è lui stesso, cioè Miles Morales secondo Miles Morales. Quindi anche questa qui, cosa qui l'ho amata. Ragazzi, è un film energico, un film che ti mantiene incollato
cioè 2 ore e 30, che ne vuoi ancora, perché finisce in un modo appunto che Brawler cattura Miles Morales e non sapremo cosa. Spider-Man lo va a liberare, diciamo, sta andando a liberare con i protagonisti degli Spider-Man che abbiamo visto nel primo Into the Spider-Verse, quindi anche qui è una cosa molto molto bella. Ma vi ripeto, è un film che ha messo le basi per l'MCU? Penso di sì. È un film che ha animazione, anche se animato, ci ha detto diverse cose fondamentali. Sì, abbiamo visto una valanga di easter egg. Funziona sotto ogni punto di vista, è bello colorato, la fotografia, ragazzi, è eccezionale. Il design di tutti gli Spider-Man li ho amato alla follia. E Miles Morales, ragazzi, è un personaggio che voglio assolutamente rivedere, perché secondo me, se appunto è stato annunciato anche un film live action, se vedremo il live action Miles Morales, sono convinto che lo vedremo contro i Sinister 6 o non si sa dove vada. Diciamo la Sony, quale universo gli darà a Miles Morales. Vi ripeto, è un film che dovete assolutamente vedere. Questa recensione, come potete vedere, è durata un po' più del solito, perché pensate di suddividerla in due parti, perché appunto abbiamo la prima parte che vi ho parlato un po' della parte tecnica, e la seconda parte la parte spoiler, perché la parte spoiler è più importante secondo me della parte tecnica. E devo dire che, ragazzi, avevo aspettative altissime, me l'hanno ricompensate. Comunque mi sono portato a casa dei gadget golosi che già avete visto. Miles Morales, vi ripeto, è un personaggio che vuoi assolutamente rivedere. Il multiverso, ma pure Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, la versione di Spider-Man, cioè riesce a sorprendermi anche di spot. Però hanno, diciamo, non sai perché va contro Miles. Però se lo sentite parlare del discorso del multiverso, delle varianti, lui ha ragione. Però allo stesso tempo si mette addirittura contro Miles Morales, essendo lui non un villain, cioè un comprimario. E questa cosa qui, ragazzi, è veramente, veramente bella. Come possiamo vedere, come Spider-Gwen, appunto, Gwen, che il padre sa che lei è Spider-Man, che accetta il fatto che lei sia diventata Spider-Man, e che pur di fare il suo lavoro, lavora a catturare a tutti i costi, però quando vede che, diciamo, lei è in difficoltà, decide di non catturarla più. Anche qui un'altra cosa che ho decisamente amato del film. Vi ripeto, è un film che dovete assolutamente rivedere. Io mi sono divertito, mi ha soddisfatto e devo dire la verità, è un film che funziona tantissimo. Devo dire che se il primo film mi aveva convinto, l'ho amato, l'ho rivisto prima di andarlo a vedere il secondo, questo secondo capitolo, ragazzi, è veramente una bomba bellissima. Datemi più Miles Morales, datemi questo universo, questa modalità di multiverso che non avevamo visto. E ragazzi, Spider-Gwen voglio un suo spin-off, perché la voglio assolutamente rivedere. Ragazzi, questa è una recensione un po' più lunghetta del solito, però secondo me ne aveva bisogno, perché le cose da dire ne sono tantissime, e lo rivedrò sicuramente quando uscirò in 4K, perché devo scoprire tutti gli easter egg, che poi vi dirò tutti i vari collegamenti. Ragazzi, detto ciò, e poi rivediamo anche i misteri che avevamo lasciato in Spider-Man Homecoming, e anche in Far From Home, e chissà anche Mysterio cosa il suo destino, quale sarà. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre, ragazzi, ormai sono diventati 1875, quindi cos'altro vi devo dire? Si va verso i 2000. Vi dico grazie, grazie mille, perché siete la mia forza. È bello parlare con voi di argomenti nerd, di film, di serie Marvel, di film in generale. E come sempre dico, lasciate sempre un commento, mettete mi piace, e noi, ragazzi, ci vediamo in prossimi video colosi, perché di film ne usciranno già stata Transformers, c'è Barbie, Indiana Jones, The Flash, quindi Secret Invasion, quindi chi ne ha più ne metta. Dio di me sono i miei amici, Scudo, Casco e Tony, ti voglio bene 3000. Grazie mille, vi do un grande abbraccio, e da Iron Ned 96 passo e chiudo. Se non avete visto Into the Spider-Verse, secondo capitolo, andate prima che la gente vi faccia spoiler. Vi voglio bene, 3000. Purtroppo, ragazzi, non potevo non parlarle nella parte spoiler. Noi ci vediamo a breve con ulteriori video golosi per voi. Ciao, ragazzi, da me, dai miei amici, vi saluto, vi voglio bene, e da Iron Ned 96 passo e chiudo. Miles Morales, bravissimi, ti prego. Ciao, ragazzi, siete la mia forza.